Oggi come oggi, e solo, si fa per dire, il numero 3 del mondo. Manole Djokovic e Rafa Nadal devono ancora sudare parecchio per raggiungere Roger Federer nella leggenda del tennis. Lo svizzero, per 16 volte vincitore di un torneo dello Slam, ha partecipato all'inaugurazione di una strada intitolata a suo nome. La Roger Federer Allee è da ieri un indirizzo di Halle, la cittadina tedesca che ospita il Gary Weber Open, che con i Queens di Londra si gioca lo scettro del torneo su erba di preparazione a Wimbledon. Ad Halle, Re Roger ha vinto per 5 volte in carriera e a questo torneo è legato da una sorta di contratto a vita. Adesso, dopo i francobolli stampati in suo onore in Svizzera ed in Austria, è arrivata anche la strada.